Kevin Zucker è l'autore di una serie di giochi importanti, da cui Napoleon Last Battles, che è un gioco che diciamo tutto il mondo conosce, però poi Kevin è nato ai tempi dell'SPI come naturalmente come designer e poi ha continuato la sua carriera costruendo giochi di ogni tipo, soprattutto adesso nell'ultimo periodo, nell'epoca napoleonica. Però ecco, lui si è sempre dedicato ai problemi del design e su queste cose ha anche scritto. E quindi questo workshop serve per questo, per diciamo, condividere queste idee e mettere in moto diciamo, un modo per costruire giochi di simulazione, almeno secondo il nostro punto di vista, no? Quindi, oggi questo è una. Vediamo un po' di far funzionare la presentazione. Eccola qua. Partiamo da questo. Cosa c'è bisogno? Partiamo da qualche provocazione. Questa non è una lezione, ve lo anticipo, è semplicemente un modo per stare insieme e condividere delle idee, quindi un workshop partecipativo, no? Comunque, inizio io e parto con queste cose. C'è bisogno di, certamente, questo è un lavoro di tipo creativo che riguarda la storia, perché stiamo parlando di simulazioni di origine storica. E poi ci vuole un'attitudine speciale per le meccaniche del gioco. Diciamo che noi siamo fautori per un approccio rigoroso e poi vedremo in che cosa consiste questo approccio rigoroso relativamente alla storia. Un elemento fondamentale di tutto questo lavoro è che questo lavoro richiede team anche piuttosto corposi per costruire un gioco. Non è mai un lavoro fatto in solitaria, è sempre un lavoro di squadra. Questo è un elemento fondamentale. Il designer ha un ruolo fondamentale, ma ce l'ha lo sviluppatore, ce l'hanno i playtester, ce l'ha il coordinatore del progetto, ce l'ha la persona che poi si dedicherà alla stampa, che deve capire che cosa dobbiamo produrre. E insomma, c'è tutta una filiera di persone, ce l'ha il grafico ovviamente, c'è tutta una filiera di persone che contribuiscono a questo, che è un progetto sempre corposo e che richiede tempo, perché sono sempre progetti di lunga durata, possibilmente anche di anni. Quindi di cosa non c'è bisogno? Non si guadagnano soldi su questa attività, almeno non tanti. Si possono guadagnare soldi, però chiaramente se uno vuole guadagnare dei soldi fa un altro mestiere. Non c'è bisogno di fretta perché lo vedremo, perché alcune cose devono essere necessariamente sedimentate prima di mandarle avanti. E qui vi do alcune provocazioni proprio di minima. Da cosa inizia il lavoro? Ecco, il lavoro inizia dalla ricerca storica e la ricerca storica si adatta e nasce da un buon libro di storia, ma uno, cioè nel senso che ci sono tanti libri di storia, ma ci deve essere un buon libro, cioè uno che specifica le cose per come devono essere, per come servono per costruire un wargame. E questo si ottiene solo dopo molte letture di tanti testi diversi. Un libro quindi che contiene le informazioni che servono per costruire il wargame. Molti libri sono diciamo, orientati a un genere di pubblico differente, oppure contengono informazioni che non sono direttamente pertinenti. Il problema che abbiamo con un wargame è definire bene le relazioni spaziali, ovvero sia dove si vuole ambientare, in quale zona geografica si vuole ambientare il wargame, e anche i tempi. Quindi spazio, tempo e numeri, cioè persone che erano all'interno, che erano nel teatro di battaglia e così via, quindi quantitativi di truppe o comunque di mezzi e così via, di materiali, quindi elementi numerici, quantitativi in genere, che possono darci
veramente l'informazione utile per produrre la simulazione. Poi, il tema fondamentale è specificare bene l'intento. Sullo stesso scenario di battaglia, di design, possono esserci, diciamo, intenti differenti, cioè una stessa campagna può essere, diciamo, può essere vista in modi differenti a seconda di quello che veramente voglio simulare nella battaglia, nella campagna. E il gioco nasce diversamente anche se l'ambientazione storica è la stessa. Un interesse ci vuole per le meccaniche di gioco, perché la meccanica di gioco di fatto è quella che tiene le persone al tavolo di gioco. Le meccaniche di gioco più interessanti, più coinvolgenti, purché ben, diciamo, buoni, purché simulative in modo corretto, sono quelle che in fin dei conti fanno il successo del gioco. E poi l'ergonomia, ovvero sia il fatto che sia attraente, facile e comunque fruibile un gioco in tutti i suoi aspetti. Quindi dalla mappa, ben disegnata e chiara, dai counters con numeri che si leggono e così via, perché chiaramente un gioco che è bellissimo, ma che impedisce alle persone di vedere come sono fatte le cose, di capire quali sono le unità in gioco e così via, è totalmente inutilizzabile. E vado ancora avanti, poi mi fermo un attimo e questo è il processo. Il processo è un processo altamente interattivo. Cioè non è che si fa ricerca, si inizia con la ricerca, ma non è che si conclude la ricerca e si fa il disegno. No, la ricerca continua anche mentre si fa l'inizio del disegno. Si comincia col costruire si fa un disegno del progetto e si costruisce un prototipo. Poi si va nella fase di testing, ma non è che è finito il design. Durante la fase di testing si continua a disegnare. Poi si raffina tutta questa cosa in un ciclo continuo. Quindi è un processo tipicamente iterativo e non per fasi. Si continua a ciclare intorno alle fasi di ricerca, disegno, playtesting e così via, fin tanto che cosa? Fin tanto che l'intento del gioco è raggiunto. Questo è un po'. Adesso ci fermiamo, perché appunto questo è un workshop e quindi intanto vedo, non me ne ero accorto, che sono arrivate persone in più. Saluto tutti. Molto contento di vedervi, però vedete la slide, almeno spero che la vediate, interrompetemi sempre e lascio la parola a voi. Quindi vi faccio delle domande e poi inizieremo un approfondimento pezzo per pezzo del metodo. Quali sono per voi gli ingredienti base per costruire un wargame? Come pensate di approcciare il vostro progetto? Quali sono i temi che avete in mente? Cos'è veramente essenziale nel gioco che state pensando? Non dovete rispondere a tutte le domande, non dovete rispondere neanche a una, per la verità. Semplicemente chi vuole può prendersi una domanda e dire vorrei rispondere a questa domanda. Sono sicuro c'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio perché io ho già parlato anche abbastanza. Dunque, mi ricordo c'era Massimiliano, giusto? Amaranto. Sì. Sì, Vuoi partire tu? Così vediamo di interazioni. no. Io penso che comunque gli ingredienti immagino siano le fonti storiche, se non altro come base di partenza. Dopo però, sulla domanda cosa sia veramente essenziale. C'è sempre il dilemma se fare fedeltà storica o magari per esempio alleggerire per avere magari delle regole, un gioco più fluido, magari meno realistico, però magari più divertente, mi verrebbe da dire. Giusto, giusto. Vediamo se ci sono altri interventi, poi mi permetto di fare qualche breve commento su questa cosa che hai detto, che è chiaramente una cosa essenziale, no?
cioè il bilancio tra la semplicità di gioco e la storicità su cui tanto si dibatte. Beh, vabbè, io dico la mia naturalmente, poi ognuno ha la sua, no? No, certo. Infatti. C'è qualcun altro che vuol fare degli interventi? Intanto vedo che la sala si è, non dico riempita, ma insomma ci sono persone, mi fa molto piacere. La discussione è libera, essendo un workshop, armatevi pure di fiducia e dite la vostra. Prego, qualcun altro? Qui c'è un commento. Io non ho mai pensato di progettare un gioco, ma è interessante sapere che è un hobby, è una passione e non un interesse economico. Il problema del tempo vale anche per chi gioca, certo, assolutamente, assolutamente. No, su questa storia del bilancio tra storicità e fluidità, semplicità di gioco, è vero, no? Questo è un problema che c'è sempre e che c'è in tutti i giochi. E quindi ogni designer deve trovare la sua quadra. Qual è però il tema? Il tema è beccare l'intento del gioco. Cioè, praticamente il bilancio è questo, no? Uno può bilanciare tra semplicità, quindi rendere le cose più semplici, e quindi uno dice mi allontano dalla storicità. Ma non è però esattamente così dal mio punto di vista. Cioè il tema è rendere le cose semplici mantenendo fermo l'intento, ovvero sia gli aspetti simulativi si mantengono anche con giochi semplici, possono essere mantenuti, anzi, i giochi che probabilmente sono passati alla storia sono giochi più semplici dove l'intento è stato mantenuto. Quindi non è vero che la complessità attrae molti giocatori, no? Perché i dettagli attraggono molti giocatori. Ma la semplicità può produrre comunque un raffinamento, anzi un miglioramento dell'intento di gioco. E la simulazione, se ha un risultato, diciamo, storicamente comunque attendibile, cioè alla fine della partita, avviene una cosa che è storicamente plausibile, l'intento è stato mantenuto, e quello spesso è un gran gioco. Spesso è un gran gioco. Però sono anche giochi rari, no? Questi qui. Io la penso così. Quindi invece diversa la cosa, lo dico in senso opposto, diverso secondo me è la cosa quando ci si sbilancia dal lato della semplicità e si perde di vista l'intento del gioco. A quel punto lì succedono cose che non sono storicamente plausibili. E a quel punto lì tutto vale, diventa un giocone e ci si allontana dalla realtà storica. Il gioco ha sempre una validità perché comunque fa divertire, però non è una simulazione storica, no? Qualunque cosa voglia dire questo, comunque si allontana dall'aspetto simulativo, quindi è un'altra cosa, insomma. Questo è un po' il mio pensiero. Poi, naturalmente, sono provocazioni anche queste. Voi potete avere un'idea diversa da questa qui, chiaramente. Anzi, se l'avete, siamo molto contenti, così facciamo un dibattito, no? Perché se no parlo solo io, insomma, non è un granché. Comunque. Io adesso andrei avanti con alcune, diciamo, chiamiamole sempre, se trovo la slide, perché anche qui, scusate un attimo, eccola qua. Andrei avanti con alcune, diciamo, chiamiamole provocazioni su, più di dettaglio, su quello che è il metodo di lavoro per arrivare a costruire il progetto che ci interessa.
La ricerca è l'inizio di ogni progetto di gioco. E queste sono, come vedete, sono frasi tra virgolette perché sono prese da un articolo che Kevin ha scritto e su cui abbiamo a lungo dibattuto negli anni e che condividiamo, no? La ricerca è ovviamente l'inizio di ogni ricerca, scusate, di ogni progetto di gioco, no? All'inizio l'unica cosa che ti capita è questo, cioè mi prendo un libro, me lo leggo e comincio a prendere degli appunti. Poi qualcosa che hai letto ti colpisce e inizia la progettazione, cioè comincia a scrivere giù qualcosa che ti dice sì, questo è interessante e lo devo mettere dentro il mio progetto. Piano piano si va avanti col design, si abbandona la ricerca si completa e il design occupa la maggior parte del tuo tempo. Ma nel frattempo cominci a costruire mappa e counters. Quindi vedete, il progetto in questo modo nasce così. Parte con una fase, diciamo, di pura lettura, dove prendo appunti, poi piano piano la lettura diminuisce, comincio a scrivere il mio progetto di gioco e poi dopo, quando il progetto di gioco è già abbastanza cotto, comincio a mettere giù mappa e counters e così via, no? Quindi le cose non sono divise per fasi, ma devono andare tutte insieme. Soprattutto è importante arrivare a un punto in cui dico questa cosa non è chiara e allora torno indietro e vado ancora alla ricerca storica e dico ma qui cos'era veramente successo, no? E quindi mi vado a riprendere il punto, il libro che avevo segnato e così via, e vado a verificare se la cosa sta ancora in piedi oppure no, o se devo cambiare qualcosa nel mio design. Ci sono osservazioni, cosa ne pensate? Chiedo a tutti, Ricorda molto la progettazione di programmi informatici. sì, è effettivamente così, almeno nei metodi agile nuovi, no? Effettivamente nuovi, mica tanto nuovi, sono 20 anni che ci sono, però sì, io sono informatico, effettivamente lo ricordo molto da vicino, sì. Solo che questo metodo penso che sia sempre stato usato, no? Perché Kevin me lo ricorda fin dai tempi della SPI e loro usavano questo metodo qui, magari un pochino più strutturato. Però era di fatto questo il metodo. Già allora, no? Quindi stiamo parlando degli anni, primi anni 70, diciamo così. Immagino che sia utile per gestire la mole di lavoro che c'è dietro allo sviluppo di un gioco. Sì, è utile anche per quello, anche se diciamo, facendo così si arriva prima con un prototipo, esattamente come nel software. Non so se anche tu sei nel software, scusi, siamo tutti del tuo, non so se anche tu sei nel software, però anche nel software si arriva prima a un prototipo funzionante. E che vuol dire? Facendo così si arriva alla sveltina ad avere una mappa, per quanto abbozzata iniziale, dei counters, un brogliaccio, diciamo, che comunque deve avere già dentro gli elementi essenziali del tuo design e lo puoi giocare. A quel punto lì ti siedi al tavolo di gioco e allora quello è determinante, no? Perché solamente noi non abbiamo un metodo per far funzionare i programmi coi wargames. Come facciamo con i programmi, non possiamo testarli se non al tavolo da gioco. E quindi quanto prima arriviamo, e tanto meglio è. La prima passata è fondamentale perché ci sediamo intorno a un tavolo e qui si va a rivedere il brogliaccio del design, la mappa, errori vari e così via. E a questo punto subito entrano in gioco anche delle domande sulla storia, cioè oddio, sulla ricerca storica. Per esempio, recentemente stiamo costruendo un gioco su
che arriverà sulla rivista Parabellum, che è sulle guerre, la guerra dei 30 anni in Italia. E abbiamo fatto esattamente così, ricerca storica e dopo poco tempo, un mesetto, vabbè, forse due, siamo arrivati ad avere un prototipo. E il prototipo, vabbè, noi eravamo avvantaggiati dal fatto che il sistema di gioco è un riutilizzo del gioco di Gradisca che avevamo già pubblicato. Vabbè, quindi una mole di lavoro era già stata fatta. Alter già testato. Però ci siamo subito accorti di una botta di cose. Cioè, il primo prototipo induce subito domande anche sulla ricerca storica. Perché abbiamo detto, abbiamo visto che i francesi non riuscivano a produrre l'impatto che hanno avuto storicamente alla fine della guerra. E allora abbiamo detto, questa cosa qui non va bene, no? Deve poter essere un impatto, non dico risolutivo, comunque importante. E infatti ci siamo accorti, poi sono andato a vedere, ci siamo accorti che avevo sbagliato banalmente l'ordine di battaglia e la dimensione dell'esercito francese era il doppio di quello che aveva messo dentro e quindi non riuscivano a produrre. Quindi queste cose sono normali perché sono talmente tante le cose che uno deve seguire durante il design del gioco che uno ci si dimentica della metà dell'esercito, per esempio. Può succedere, è una cosa normalissima. Ma solo il tavolo di gioco che ti dice sì, hai sbagliato, perché se no non hai modo, no, non hai modo assolutamente. Per non parlare poi di tutte le carte, nel gioco ci sono carte, in realtà sono dei cheat, vabbè, perché la rivista non prevede carte. Eh sì, però anche quelli sono tutti, praticamente li abbiamo rifatti, no, dopo il primo colpo li abbiamo quasi tutti rifatti, come numero, come tipi, come obbligatorietà e così via, perché quindi arrivare quanto prima al prototipo dà una direzione al design. L'intento è cambiato, no, l'intento no, l'intento è quello di far vedere la guerra da un punto di vista non politico, ma da un punto di vista strategico-operazionale. E cercando almeno per quello che abbiamo capito noi, di centrare gli elementi essenziali di questa particolare battaglia Campania, no? Anzi guerra, perché è durata 2 o 3 anni, quindi di fatto una guerra. Interessante, molto. Ci sono altri interventi? Io chiedo sempre perché mi piacerebbe con Massimiliano stiamo dialogando e mi fa molto, molto piacere, però cioè, anche se qualcuno dice stai dicendo delle stupidaggini, mi fa piacere. Cioè, io non ho verità, io dico la mia, no? Ho fatto un po' di cammino e ve lo dico. Poi chiaramente ognuno ha la sua di strada, no? Quindi magari ci sono anche opinioni differenti. Va bene, andiamo Ciao avanti. Nicola, sono Sergio Qua Sergio, Schiavi. ciao Ciao, caro, buongiorno, non buongiorno. t'avevo visto perché Senti. qui non si capisce effettivamente. Sì, io ho solo un nick con Sergio, quindi basta. Senti, volevo chiederti una cosa. Un design in cui è andata buona la prima, cioè una roba per cui il postulato formulato inizialmente, l'idea del gioco, eccetera, eccetera, è andata bene. Quindi, quando hai avuto il prototipo in mano, aveva bisogno di pochi ritocchi. C'è un caso del genere? Che mi sia capitato, dunque, sto ripassando a memoria, no, 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 a me non è mai capitato, però può capitare, nel gioco, se il gioco è una struttura semplice, potrebbe anche capitare, sì, buona la prima, tu dici. Può capitare, a me non è mai capitato, Eh sì, esatto, io ne ho dico. fatti 10-11, diciamo. Ma non come designer, no? Come giochi visti, disegnati qualcuno, giochi visti sempre, fatto lo sviluppo di tutti. No, non, devo dire, non mi è mai capitato. Però può succedere, se il gioco è semplice, buona la prima, con pochi ritocchi. Alle volte può capitare, no? Per cui, come dire,
il postulato iniziale era abbastanza credibile, tutto sommato nel disegno della mappa, nel disegno delle pedine, eccetera, eccetera, hai trovato quella combinazione già corretta all'inizio, che poi appunto ti suggerisce ricerca storica o un diverso assetto delle regole, magari minimale. Però sì, può capitare in effetti. Mi sono ritrovato tantissimo in quello che hai detto rispetto al fatto che una volta che ce l'hai lì il prototipo, le domande iniziano a fioccare, quindi la ricerca storica inizia proprio lì, no? Perché Ma dici, sì, caspita, ma sì, è così, sì. incredibile. Dunque, Grazie. grazie a te, anzi grazie di aver partecipato, sono veramente onorato, Sergio, della tua presenza, oltre che Ma sto felice perché siamo scherzando, amici e ragazzi. ti voglio bene. Allora, Ah, che bello, anch'io. certo che ti voglio bene. Allora, la ricerca storica, vado avanti con un'altra provocazione, provocazione nel senso che, vabbè. Allora, la ricerca, sempre tratti dall'articolo di Kevin, la ricerca inizia con la lettura. All'inizio non sai bene quello che cerchi, prendi dei libri, all'inizio, secondo il tuo temperamento, puoi trovarne uno di storia generale della Campania e inizio da pagina 1. E poi guardo l'indice e utilizziamo l'indice come una descrizione approfondita del libro per capire quali sono i problemi. E ecco, spesso le cose più significative vengono menzionate di sfuggita, perché chi fa il libro, chi scrive un libro, magari non l'ha scritto per noi, l'ha scritto per un pubblico differente e quindi non ha in mente che dietro ci possa essere stato costruito, ci sarà costruito un gioco, no? Però non c'è scritto, guarda questa voce importante, sarebbe bello metterla nel gioco. E quindi, cosa importante? È importante capire, mentre leggi, quali sono i fattori che sono stati determinanti nel produrre un successo da una parte oppure dall'altra, no? E questo è un po' il senso di questa cosa qua, di questa provocazione, diciamo così, che fa un po' la scopa con quella di prima, un approfondimento di quella di prima. Ok, commenti? Non c'ho commenti, andiamo avanti. Ecco, questa è una cosa su cui, cioè, l'ho messa così perché in realtà ci sono due fattori fondamentali, i punti di forza e debolezza degli eserciti, ambiente e geografia. E questa è la visione di Kevin, io ne ho un po' un'altra su questo punto, ma vorrei sentire il vostro parere prima di dire il mio. Quando parla di punti di forza e debolezza, intende gli schieramenti in generale oppure le singole pedine, tra virgolette? No, intende i punti di forza e debolezza dell'esercito preso come un'entità olistica, tutto, quindi i generali, intende dire, non so, i generali, i comandanti, la capacità di rifornimento, piuttosto che l'addestramento, piuttosto che il morale e così via. Cioè, cos'era veramente forte e debole in ciascuno degli schieramenti, quindi non delle singole unità, poi alla fine anche delle singole unità, però dopo, no? Questo è un po' il senso. Dunque, sono sicuramente punti fondamentali, no? Cioè, io riflettendo, sicuramente punti di forza e debolezza degli eserciti è sicuramente centrale e lo spazio-tempo, no? E cioè l'ambito geografico-fisico in cui avviene la faccenda, no? Però ce n'è un altro, secondo me, fondamentale, che è il contesto
politico in cui si muovono queste cose qua. Politico è una parola sbagliata, è un contesto in generale, nel senso che politico, quando il gioco è strategico, è un contesto politico. Quando il gioco è più tattico, è un contesto di altro tipo, magari non è politico, è semplicemente un contesto di eventi imponderabili. Secondo me queste cose qua sono determinanti, cioè nel senso che non, è una cosa che devi tracciare mentre leggi, mentre fai ricerca, perché probabilmente se ti sfugge questa cosa qua, ti sfugge l'informazione di contesto e viene una cosa che è possibilmente non corretta, cioè non ben ricalcata sulla realtà che tenta di simulare, no? Perché dimentica l'informazione di contesto. Quindi secondo me io aggiungerei il contesto a questa cosa qui, che è di tipo politico se il gioco è strategico e di altro tipo, più legato ai fattori ambientali o qualcosa del genere, quando si parla di giochi tattici, a meno che Kevin non volesse dire ambiente o non volesse environment, non volesse dire proprio questa cosa qua, ecco, no? In questo senso. Forse environment va visto in questo senso più generale, che non è solo environment geografico, atmosferico, ma in senso più generale. Allora siamo d'accordo su tutto. Ecco. Se è quello, allora siamo d'accordo. Una domanda. Vai. Non lo so, a me per esempio per contesto politico in ambito tattico, per esempio non lo so, mi verrebbe in mente non lo so, per esempio in una guerra di ideologie potrebbe per esempio dare, per dire, è detto male, però per esempio, non so, un bonus di morale ad una fazione rispetto all'altra, perché magari due eserciti che si scontrano hanno appunto ideologie opposte, quindi la loro non è una semplice, battaglia per un pezzo di terra, ma è per portare avanti la propria idea Certo, rispetto all'altro. Però certo. questo non rientrerebbe nei punti di forza e debolezza degli eserciti? Sì, sì, rientra, sì, rientra, sì. Fatto così perché tu dici è associato all'esercito o comunque alla fazione e quindi rientra, Sì. no? Sì, ci possono essere altri fattori che invece però non rientrano, cioè non sono dipendenti da loro, no? E in qualche modo va mappati nel dentro il gioco, perché sennò ti perdi un elemento. Cioè, sono elementi imponderabili o comunque non, anche nell'esempio che hai fatto tu, le due fazioni hanno probabilmente, potrebbe esserci un fattore che non è determinato o veicolato da loro stessi, ma che li riguarda, e a quel punto lì devi poterlo mappare dentro il gioco in qualche modo, perché se no non si capisce come va a funzionare, perché il risultato della campagna, del conflitto, quello che è risultato quello che è stato, no? Adesso questo discorso sembra un po' astratto, bisognerebbe fare un esempio No, certo. No, comunque. No, però quello lo devi prevedere, lo puoi prevedere in tanti modi, con tante meccaniche differenti, però lo devi prevedere, perché se quello è stato determinante, alla fine lo devi prevedere, almeno io la penso così. E quindi, ad esempio, nel gioco di Gradisca ci sono degli eventi determinanti, come ad esempio la peste, che non sono ponderabili, non sono debolezze degli due eserciti. Sono eventi che sono capitati. Sì, però se non lo metti, non risulta che a un certo punto del gioco deve esserci, come c'è stato, 6 mesi di pausa, no? Perché
le armate sono sempre forti e non c'è modo di, adesso è un esempio semplicissimo questo, no? Ma giusto per farvi capire, e non c'è modo per far venire fuori una roba del genere se non con un evento che nessuno dei due si aspetta che a un certo punto capita, no? Quindi gli eventi casuali non sono, secondo me, non sono correttivi per Grazie. fare bello, più, non sono solo quello, correttivi per far bello il gioco, ma sono elementi simulativi fondamentali in certi casi. Se invece capitano a cavolo degli eventi giusto per farli capitare, ma che non sono storici, allora stai facendo un giocone e stai facendo una cosa che non è simulativa. Ma un evento casuale in sé è un elemento che potrebbe essere parte integrante della simulazione. Questo è un esempio. Ok, grazie. Figurati, grazie a te. Allora vado avanti. Ah, ecco. Un'altra provocazione fondamentale è la seguente, la possibilità. Ed è fondamentale, cioè gli storici spesso non illuminano la storia che avrebbe potuto essere, ma questo sforzo va fatto. Perché la narrazione si preoccupa soprattutto dell'eroe, tra virgolette, insomma, di chi ha vinto o chi ha perso, anche chi ha perso può essere un eroe, per far vedere come sono andate veramente le cose. Ma chi fa un wargame no, deve trovare il plausibile. E il plausibile è nascosto nelle pieghe dei libri, ma c'è. E quindi è un lavoro simile all'archeologia, giusto, giusto, perché bisogna andare alla ricerca quegli elementi della storia che ti fanno capire come avrebbe potuto essere senza stravolgere la plausibilità. E quindi è il solito esempio che si fa spesso: Napoleone avrebbe potuto vincere a Waterloo, è certo che avrebbe potuto anche vincere a Waterloo, questo è noto. Almeno da quel che si capisce, però qualcuno potrebbe non essere vero, allora farà un gioco dove non è possibile che Napoleone vinca. Ma Napoleone, secondo me, avrebbe potuto anche vincere a Waterloo. Quindi a questo punto, tu, ma questo è un esempio semplicissimo, ma in ogni wargame deve essere così. Quindi è importante capire l'ambito della plausibilità, che non è l'ambito storico di quello che è accaduto. Anche qui fuoco, prego, commentate pure liberamente. Sergio, ci sei ancora? Sì. No, forse no. Massimiliano, tu? Sì, no, a me verrebbe anche da aggiungere che sarebbe quasi noioso un gioco in cui appunto è impossibile immaginare come sarebbe andata diversamente. Cioè, immaginiamo appunto il gioco di Waterloo, una battaglia di Waterloo, se ogni gioco su Certo, Waterloo fosse che Napoleone perde, sarebbe forse anche noioso da giocare. infatti nel gioco di Caporetto, che è un gioco che stiamo costruendo qui da anni, tra l'altro, vabbè, in Europa Simulazioni, l'italiano invece non può vincere. E quindi, come dici giustamente tu, che noia. E infatti ci siamo dovuti inventare cose differenti. E quindi nello scenario storico di fatto non può vincere. E la cosa che ci siamo inventati è che un giocatore deve tenere ci sono due parti, due settori di gioco, e uno deve tenere il tedesco e l'italiano nei settori opposti. Non so se mi sono spiegato, un po' complicato comunque. Di fatto ci sono due tedeschi e due italiani che si fronteggiano, no? Quindi in due si gioca così, due tedeschi, e quando uno tiene il tedesco, l'altro tiene l'italiano che ha di fronte. Va bene, così. Questo per far funzionare il gioco storico. E se no c'è lo scenario non storico, o meglio, storico, attendibile, plausibile, ovvero un setup iniziale dove
dove le forze l'italiano decide un po' dove metterle, non le mette come storicamente sono state messe, quindi un setup libero entro certi confini. In quel caso si vede subito che il tedesco, l'austro-tedesco, ha le sue grandi difficoltà a vincere a Caporetto. Quindi questo è una cosa interessante perché fa capire tante cose anche sulla campagna, no? E comunque in generale, come dici tu, sì. No, nel senso, è chiaro, dopo uno può appunto inserire degli obiettivi, dei sottobiettivi che rendono interessante anche le battaglie, tra virgolette, storicamente accurate. Certo. Eh sì, è così. Vado avanti. Allora, illusione o realtà? Beh, abbiamo parlato di simulazioni, io la metto sempre sui termini di questo tipo, no? Parliamo di simulazione, non di giocone, così via. Come se in qualche modo questa simulazione fosse un qualcosa di reale. In realtà, noi diamo un senso di realtà. È importante tenere presente che la simulazione è comunque un modello e quindi è sempre un'illusione, no? Noi per quanti dettagli mettiamo dentro un gioco, ci sono giochi con milioni di dettagli, in realtà la realtà è sempre molto differente. Già il fatto che la mappa deve essere divisa in esagoni o zone, già questo rende la cosa completamente differente dalla realtà. Quindi, non entro nel merito di cosa sia una simulazione, è un modello, no, ovviamente, ma non è la realtà, no, non è la realtà. E questo è un elemento fondamentale da tenere presente perché non ci si avvicina a un risultato storico, famoso intento del gioco uguale risultato storico attendibile, ovvero plausibile, introducendo dettagli, ma rafforzando l'intento, no? E può essere anche togliendo dettagli, togliendo, no? Non aggiungendo. Molto importante anche questo punto. Interrompetemi quando volete, senza problemi. Io vado avanti. Ecco, qui si parla di design invece, e qui questo in qualche modo l'abbiamo già trattato, ne abbiamo già parlato prima, direi che possiamo andare avanti un po'. E sullo sviluppo, allora. Dopo il design, in italiano progettazione, arriva lo sviluppo. Queste fasi si sovrappongono, l'abbiamo già detto, e lo sviluppo ha un'arma fondamentale, che è il playtesting. Ovvero, sviluppatore e playtesting lavorano insieme. Spesso sviluppatore e playtester sono anche la stessa persona, ma non sempre. Ma è certo che il playtest è l'arma più importante dello sviluppo, no? Qual è la differenza tra lo sviluppo e il design? Mentre il designer ha in testa l'intento del gioco e cerca di mantenere la barra dritta su quello, e quindi fa diciamo, uno sketch, un brogliaccio di tutto quello che deve essere fatto nel gioco. E lo sviluppo è un'attività che prende queste idee del designer e le rende concrete, complete, ergonomicamente funzionanti, coerenti fra di loro. Lo può fare il designer? Sì, lo può fare, però qui ci abbiamo scritto, è meglio che passi del tempo tra il momento in cui lui scrive il disegno, il progetto, e il momento in cui lo sviluppa. Perché
perché chiaramente se no c'è il rischio che uno in qualche modo se la canti e se la suoni e quindi non vede le cose che dovrebbe vedere uno sviluppatore. Anche qui mi fermo un attimo e lascio la parola a voi. Una domanda sul playtest. Quanto Sì, dimmi. diciamo, qual è la soglia di tra virgolette, quando lo sviluppatore dice ho testato abbastanza volte il mio gioco? Allora, non c'è una regola. Non c'è una regola. Quando io ho dei segnali di allarme, ovvero sia, e il segnale sono questi, anzi non di allarme, al contrario dell'allarme, segnali di semaforo verde. E i segnali sono questi. Testiamo il gioco e mettiamo a posto le regole che abbiamo sviluppato. Il designer ha fatto un design. Poi ha fatto un abbrogliaccio di regolamento, mettiamo, e tabelle, tutto quanto serve. Testiamo il gioco, mettiamo a posto i vari componenti. Ci rivediamo al tavolo di gioco e vediamo un po'. Il segnale positivo è quando si ha un dubbio di funzionamento del regolamento. Ma qui dobbiamo far così o dobbiamo far cos'altro? Andiamo a vedere il regolamento e quello ci parla e ci dice le cose giuste. Quando questo capita 4-5 volte di fila e non ci sono più modifiche alle regole, o alle tabelle, o alla mappa, o ai counters, allora questo è un segnale che stiamo convergendo e che il gioco si avvicina alla fine. Sono segnali, no? Sono indicazioni, non c'è una regola fissa. È un sentimento. Quando tu senti che le cose funzionano tutte, però quei segnali sono importanti, perché quando le regole cominciano a parlare al posto tuo e ne sanno più di te, allora vuol dire che hai fatto un buon lavoro, perché sei riuscito a trasferire nelle regole più di quello che è la tua conoscenza mentale. Il problema è che molti playtester hanno una gran capacità di testing, ma non hanno una capacità di traduzione dentro il regolamento, dentro lo scritto. Perché poi alla fine che succede? Che loro hanno testato perfettamente il gioco, ma il gioco non funziona. Ma perché non funziona? Ma perché quello che è stato documentato, diciamo, non è quello che loro avevano in mente. Non sono riusciti a tradurlo. Quindi il lavoro dello sviluppatore è prendere il playtesting e riportare tutta questa conoscenza, esperienza, capacità dentro la documentazione di progetto. Chiamo così, insomma, perché c'è dentro tutto, non c'è solo il regolamento. Quando la documentazione di progetto parla più di te, ne sa più di te, allora quello è un buon segnale. Stai convergendo e stai arrivando alla fine. E poi ci sono due momenti fondamentali. C'è un test fatto più o meno in casa. Scusate un attimo. C'è un test fatto più o meno in casa, quindi dal team che ha elaborato il progetto, e poi c'è un team esterno. Il team esterno è un team che non ha mai visto prima il progetto e a un certo punto gli dai il kit e gli fai provare il gioco. Anche quello è un momento fondamentale, perché se davvero sei arrivato al punto di cottura, di ottima cottura di tutta la documentazione del progetto, quel kit dovrebbe sopravvivere il playtesting esterno senza problemi. Ti arriveranno sicuramente delle modifiche da fare, degli accorgimenti, delle cose da mettere a posto. Però tu, è certo, perché ogni volta che uno gioca trova qualcosa, no? Ma
ma non dovrebbe essere impattante su tutto l'impianto. Non dovrebbe essere impattante. Se lo fa, vuol dire che tu hai fatto il playtesting esterno troppo in anticipo e quindi il tuo progetto non è pronto. Anche questo è un segnale. Spero di aver risposto. Sì, Bene. grazie. Oh, siamo giunti a questo. Vi lascio perché l'ora è finita. Mi hanno anche chiamato e devo rispondere al telefono. Però abbiamo ancora qualche minuto. E allora, volevo lasciarvi con queste 5 pillole. Naturalmente sono le mie, non c'è nessuna ricetta perfetta. Cioè, però. Allora, una buona simulazione dovrebbe essere rigorosa. Cosa vuol dire? Nel senso che deve, ad esempio, consentire ai soldati di percorrere il giusto quantitativo di spazio in un dato tempo. Questo punto non viene mai stressato abbastanza, no? Cioè, una simulazione parte da quella roba lì, le considerazioni spazio-tempo. Poi non vuol dire che in un certo contesto le armate devono andare tutte alla stessa velocità. Cioè, non so, i napoleonici facevano 20 km al giorno, tutti i giochi napoleonici devono fare 20 km al giorno. No, assolutamente no, perché possono esserci mille condizioni per cui in quel particolare contesto non riuscivano a farli. Oppure ne facevano molti di più, come nella campagna di Russia, perché usava triple marce forzate Napoleone per percorrere tutta quella strada. E quindi va visto caso per caso, però quello deve essere giusto, perché se no è appunto, ci allontaniamo da una buona simulazione. Poi mettere a confronto le fonti. Le fonti non sono un libro solo, possono essere tante e quindi vanno sempre confrontate. Non ne troverete mai due che dicono la stessa cosa. In termini, ad esempio, di quanti soldati c'erano, soprattutto se i tempi sono antichi, no? Se nei tempi antichi non troverete mai due fonti uguali. 25.000 uomini, 28.000 uomini, 32.000 uomini, qui dovete mettere a confronto e decidere. Creare un modello e il tema del modello, adesso l'abbiamo detto tante volte, è che l'output, cioè il risultato finale della campagna, del teatro che si vuole simulare, sia plausibile da un punto di vista storico, no? Non che sia identico alla realtà, perché la realtà nei giochi di simulazione è una pura illusione. L'ergonomia, il quarto punto, nessuno gioca un gioco che non puoi vedere, no? Se non riesci a capire, leggere, eccetera, poi qui siamo tutti migliorabili, perché anche noi facciamo degli errori, no? Sull'ergonomia, perché è sempre frutto di un compromesso. Però se nessuno riesce a vedere il gioco che hai creato, nessuno giocherà al tuo gioco e quindi tanto vale averlo fatto. E fate camminate nel giardino, cioè non cercate di risolvere tutti i problemi del gioco in una botta di playtesting. Il progetto è affinamento, cioè il design è raffinamento costante. Se non vi vengono le soluzioni, vi prendete un bel periodo di pausa e vi fate delle belle camminate nel bosco e quando tornate avrete sicuramente la soluzione. Queste sono pillole e vabbè, le abbiamo chiamate principi, ma non è un ma non sono principi, sono dei suggerimenti, diciamo così. Io spero che la cosa sia stata piacevole e anche in parte interessante però se ci sono domande, io sono qua, a parte che sono qua a mezzogiorno e poi sono ancora qua alle 16, per cui alle 16 possiamo anche, tendenzialmente lo rifarei questa cosa, e se sono le stesse persone, se non ci sono persone nuove, possiamo anche andare avanti e parlare a ruota libera, liberamente, questo pomeriggio alle 4. Ditemi voi, poi io comunque apro la sessione. E poi chi c'è, c'è, insomma, vediamo un po' di organizzarci a seconda di chi c'è. Se avete delle domande, però abbiamo ancora qualche minuto, io sono a vostra disposizione. Sì, aspetta che gli dico.
Ciao, senti, ti ringrazio molto della tua presentazione interessante. Sono curioso perché io sono milanese e ogni tanto mi capita di venire a Piacenza. Tu sei di Piacenza, giusto? Sì. Ho capito. Ma è possibile venirti a trovare? Avete un punto Sì, fisico oppure... c'è la nostra sede che è anche casa mia e quindi non c'è problema. Marco, quando vuoi Ma quindi venire? vi trovate a giocare? Beh, sì, ci troviamo soprattutto nella sede, ci troviamo a playtestare, ecco, perché Ah, ok, quindi è una sede, ho a fare capito, è la giochi. sede, diciamo, dell'azienda, ok? Sì. Va bene. Ci mettiamo lì a creare i giochi, a disegnare, a progettare, playtestare, quel che c'è da fare, insomma, ecco. Perfetto. No, comunque, Vai, sì. magari vengo a trovarvi e andiamo a mangiare qualcosa assieme se vi Sì, fa molto piacere. volentieri. Cioè, siete tutti invitati, non c'è problema. Cioè, quelli che sono qui Grazie. possono... Venite pure, io... Grazie mille. Ciao Marco, Saluto. ci sentiamo via mail, le mail ce l'hai, quindi. Chiami, perfetto, sì, assolutamente. Grazie, ciao, Grazie a ciao, ciao. te, grazie mille a te. Oh, ragazzi, quindi io vi saluterei a questo punto, perché devo anche rispondere a una telefonata e ci vediamo più in là, allora, eh? Vi Grazie aspetto. mille. Massimiliano, se vuoi venire alle 16, vediamo chi c'è e decidiamo il da farsi, se hai Okay. tempo, ovviamente. Allora, mi sa che ho un'altra conferenza da seguire alle Allora, 16. niente, sarà per un'altra volta. Grazie ancora, di essere venuto. No, grazie a lei. Anch'io alle 16 sono impegnato perché devo proprio parlare io alle 16, per cui Va bene, vabbè. grazie. Ciao a Ciao, tutti. ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.